splendori miei, come avete visto per il dopo pranzo di oggi ho pensato di preparare dei ravioli dolci a base di pasta sfoglia e ricotta. Sono buonissimi da fare, molto facili da preparare e infatti basta ritagliare la pasta sfoglia della forma che più si preferisce, si può fare rotonda, quadrata, triangolare, insomma come vi piace. E poi per farcirla ho adoperato della ricotta, a cui ho aggiunto dello zucchero, della vaniglia e delle scaglie di cioccolato. Per le dosi dipende dai vostri gusti, io di solito vado molto occhio, assaggio, quando sento che è abbastanza dolce, abbastanza cioccolatosa mi fermo. E poi una volta data la forma ai ravioli bisogna spennellarli con un pochino di uova, aggiungere in superficie un po' di zucchero, altrimenti poi la pasta resta troppo neutra e almeno io non la trovo piacevole. Comunque è una ricetta che ho già fatto, che ci piace molto, ma oggi qualcosa è andato storto ed è la prima volta che mi succede. Adesso ve li faccio vedere, non devono venire così, sappiatelo. Poverino. A me non sembrano così brutti, dai. No, però rispetto a come vengono di solito, la pasta sfoglia non dovrebbe essere così rotta, ma oggi mi è successa una cosa che non mi è mai capitata prima, infatti ho anche il dubbio se mangiarli o meno. Ma non lo sì. So, dici di sì? Praticamente quando ho aperto la pasta sfoglia, che non era scaduta, era tutto a posto, per la prima volta, come vi dicevo prima, mi si è disintegrata. E allora cosa ho fatto? Vabbè, ho controllato la data di scadenza, ho guardato che non avesse colori particolari, odori particolari, era normalissima, a parte il fatto che si era sbriciolata, l'ho rimpastata e riutilizzata. Rimpastandola era tornata normale, ho detto ok, ci siamo, però poi in cottura si è di nuovo spaccata e... Proviamo. Tu sei fidi? Ma poi faremo sapere. Se non vedete più video, è colpa dei ravioli. Speriamo no. Speriamo veramente no. Comunque, di solito vengono dei ravioli chiusi, dorati e profumati. Vabbè, profumati lo sono, ma l'aspetto. Abbiamo spostato i due mobiletti, quelli a cui abbiamo cambiato colore qua nello studio di Luca, li abbiamo rimessi a posto, poi vabbè li ha appoggiato dei disegni, ma Luca piano piano vuole appendere altre cose, comunque a parte quello stanno benissimo, abbiamo dato la seconda mano, abbiamo dato il protettivo e il risultato finale è bellissimo, davvero bello bello. Vuoi accendere amore la luce nel terrario acquario che fa ancora più effetto? L'unica cosa, come vi dico sempre... Lo sapete, il colore, i colori in generale sono sempre un pochino diversi dal vivo e dal video. Infatti anche qua mi sembra quasi un pochino, non so, dimmi tu Lu, un po' più azzurro. Sì. Invece un po' più sul verde sì. Nella realtà. Ma qui amore c'è ancora lo scotch da togliere. Posso? Vai, vai. Che questa è proprio la parte soddisfacente del lavoro. Guarda che bello amore mio, senza lo scotch adesso bisogna rimettere tutti i colori. Ah sì, è un'altra cosa. L'ha preso, voi non l'avete visto ma l'ha preso, beh, era un lancio perfetto. Allora, comunque io mi ero seduta qua per farvi vedere che abbiamo dipinto, abbiamo finito di dipingere, di passare il protettivo anche sul portalettere e qua sotto ho realizzato questa scritta, io l'ho fatta a matita, questa è la mia terribile grafia, ma Luca piace più la mia che la sua e poi il colore l'ha passato Luca. È un violettino, però... Sì, forse è un po' troppo chiaro. Sì, dalla videocamera non so quanto... Si vedrà, sai cosa sarebbe da fare secondo me adesso? Con la penna nera passare un po' le ombre. O l'interno. Sì. O l'esterno. Sì. Forse, vedi tu magari. Che questo è il lavoro che tocca a te. No, questo stavo dicendo un lavoro che tocca a te, che hai la mano ferma. Comunque, la scritta che ho messo, perché quella che c'era qua non mi piaceva, quindi l'ho coperta volentieri con la pittura, è... Lettere d'amore e non solo, ma la verità è questa. No, non solo. Perché
qua dentro metterò cose che devo pagare, cose burocratiche. L'altra mia lettera d'amore. Infatti, magari fossero dolci lettere d'amore. Se vuoi comunque scrivermene qualcuna, così almeno, almeno uno biglietto. I salassi della vita. I salassi della vita, non era male. E adesso, mentre Luca sistema quei teli che poi dobbiamo riutilizzare per altri mobili, quindi ci serviranno ancora, arriva il pezzo forte. Vuoi dirlo tu, amore, cosa facciamo? Ah, bel lavoro, dipingiamo tutta questa nicchia qua sopra. Quindi diciamo, da questo lato qua, lungo, da qua fino naturalmente a quest'altro, che scende fino a qua e poi beh, fino in cima. Sì, adesso dobbiamo togliere tutto, coprire. Abbiamo deciso di fare questo lavoro non solo qui, e non dico altro, ve l'ho detto che nell'ultimo periodo saremo veramente col pennello in mano. Sarà quest'aria di primavera che ci ha fatto venire voglia di colore e cambiamento. E comunque, dicevo, abbiamo deciso di dipingere questa parte proprio per valorizzarla, perché la forma è bellissima. E quindi volevamo aggiungere un po' di colore, volevamo valorizzare questa forma, insomma, che ci piace tanto. Pomeriggio del giorno dopo e qua siamo alle ultime fasi di sistemazione. Abbiamo finito non solo di dare il colore, ma anche di dare una prima sistemata. Poi Luca vedrà nei prossimi periodi se si trova bene, se c'è qualcosa da spostare, da aggiungere. E che ne pensi? Molto bello, mi piace. Venuto bene. Veramente bello. Poi anche il tocco finale che abbiamo messo come portaluce, veramente bello. Sì, abbiamo tolto la scala e abbiamo messo, come avete già intravisto, ora ve lo facciamo vedere bene, un tronco sì, che ha provato Luca come sostegno per la luce e sta benissimo. Benissimo, sì. E l'unica cosa che mi dispiace adesso che giro la videocamera è che secondo me le condizioni che abbiamo non renderanno giustizia a queste modifiche. Il tempo è brutto, oggi è molto scuro e anche la luce che abbiamo in casa è abbastanza scadente, è vecchia, quindi fa poca luce, poi anche un colore caldo mi sembra. Troppo, sì. Troppo caldo. Troppo. Non rende bene secondo me. No. Poi magari un altro giorno, magari con un bel tempo, lo facciamo rivedere. Sì, 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 sì. Sì, sarà necessario perché dal poco che ho visto dalle clip precedenti, il giallo che abbiamo scelto, che è un giallo chiaro, mi è sembrato scurissimo. Ora non so se è l'anteprima che mi inganna o se effettivamente si vede così scuro, ma ve lo dico subito, Luca ha scelto un giallo chiaro perché voleva appunto non scurire ancora di più l'ambiente, ma anzi dargli luce, e voleva un colore che comunque stesse bene al verde che abbiamo scelto, sì, per i mobili, al color legno, che è l'altro colore principale che c'è in questa stanza, e quindi alla fine... E poi le cose colorate mi piacciono parecchio. Sì, anche a me. Poi nello studio di un pittore, insomma, ci vuole del colore, no? E poi, questo è solo l'inizio. E trovo che questa nicchia così sia molto più valorizzata, sì, è vero? Sì, sì, sì. Ma poi questo giallo con il tronco che abbiamo messo veramente e le piante, sì, ci sta, anche la pianta che si arrampica lungo la parete gialla ci sta molto bene. Molto. Forse ancora meglio che la parete bianca. Anche secondo me. Partiamo da quest'angolo, che è quello di cui stava parlando Luca con la pianta, guardate quanto è bello.
Bellissimo. E questo giallo sta davvero bene anche con il colore che abbiamo dato ai mobili. È vero, Sì, Lu? bello. Si abbina bene. Comunque, questa è la parte dalla finestra. Che meraviglia. Guarda che bello, visto così, amore. Sì, molto Mi fa bello. impazzire. E poi questo anche questa parte qua è molto bella. Ecco, adesso passiamo qua. Qua è dove c'è il tronco che appunto funge da sostegno per la luce. Adesso ve lo faccio vedere girando. Qua Luca ha già preso una pianta. Ah, che bello anche visto da così! Guarda, questa nicchia Sì. evidenziata in questo modo che crea poi quel disegno là sulla parete mi piace tantissimo. Provo a farvelo vedere un po' meglio. Forse sai cosa, amore? Provo un attimo a spegnere la luce perché volevo far vedere bene il tronco, ma forse così. Si vede un pochino meglio come l'abbiamo Sì, un messo. pochino, sì. La luce forse disturbava un po'. Sì, comunque il tronco l'ho cartavetrato e poi gli ho dato l'impregnante con l'ormoce chiaro. Amore, sei pronto a rispolverare i pennelli? Perché abbiamo altri mobili da colorare. Vi avevo detto che questo sarebbe stato un periodo di grandi cambiamenti per Grande pennellata. Sì, per quanto riguarda i colori, allora, già quando avevamo preso questo mobile da mia mamma vi avevamo detto che volevamo cambiare colore, ma abbiamo aspettato un bel po' di tempo in modo da capire che colore scegliere. Alla fine abbiamo scelto Rocher della Magic Paint, quello che vi ho fatto vedere, che ho acquistato l'altro giorno. Quindi niente, mettiamoci sotto, facciamo la colonna che è dove teniamo le giacche e le mensole. Abbiamo dato la prima mano e il colore, ora in videocamera sarà sempre un po' diverso rispetto a come nella realtà, comunque è molto più bello di quello che immaginassi. Mi era sembrato un beige più scuro, invece visto sul mobile è un bel beige chiaro e caldo, proprio quello che Sì. cercavamo noi. Poi nel prossimo video vi faccio vedere il risultato dei mobili e se tutto va secondo i programmi vedrete anche un'altra parete colorata. Non vedo l'ora, guardate, e questi cambiamenti mi stanno piacendo tantissimo. Ogni anno nel periodo primaverile ho voglia di rinfrescare, come vi dicevo nell'altro video, di fare pulizie profonde, di portare anche però qualche novità all'interno della casa, ma mai come quest'anno. Quest'anno veramente io e Luca siamo stati travolti da un'ondata di colori e di cambiamenti proprio che portassero freschezza e luce nella casa. E niente, io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video. Come sempre mi auguro che vi sia piaciuto, di avervi trasmesso qualcosa di buono, perlomeno di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video.